Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Daniele Danzu e oggi siamo in un nuovo episodio della Legacy Challenge. Allora ragazzi, questa settimana ci saranno, credo, meno episodi. Ora avevo ricominciato a pubblicarne 3 alla settimana, ma ovviamente perché avevo un periodo un po' più tranquillo a livello lavorativo. Cosa sta succedendo? Ciao Gabriel, chiamo per farti sapere che Jerome Sinclair è deceduto. Oh, no raga, questa è una botta. Ora che abbiamo stretto amicizia, amore, Rosie Sinclair, Jerome Sinclair. Oddio, ma perché non mi escono le immagini? Uffa. Vedi, non esce, vabbè. Cavolo, Jerome, eccolo Jerome. Jerome Sinclair è morto, no. Beh, un po' mi dispiace. Comunque, raga, volendo o non volendo, comunque, sì, lutto anche in famiglia. Olè, questo è molto triste, eh. Dobbiamo stare un po' attentini a questa cosa. Allora, intanto, raga, almeno quando gioco con tutti e quattro vorrei avere la vita, diciamo, lo scorrere della vita attivo, perché sennò, cioè, non crescono mai. Oioi, mi dispiace per Jerome, comunque. Eh sì, tra l'altro lui con la sorellastra, che tra l'altro quando lui pensa al membro della famiglia, io pensavo pensasse a una Lilith o robe del genere, ma in realtà, eccolo Jerome, eravamo diventati anche amici, ma in realtà lui pensa alla sorellastra, a cui non vuole assolutamente bene, non vanno molto d'accordo. Allora, lui c'ha lezione tra un'ora, raga, ma lezione di cosa? Fra tre compiti? Oddio, non abbiamo fatto questi compiti? E non è, tieni una presentazione e compiti a casa fatti. Allora, tra l'altro io, raga, vorrei andare in realtà a Brightchester. Quindi ora io lo farei mangiare, però poi vorrei andare un po' in Brightchester e stare un po' con lui. Ok, amo, ma c'è bisogno che vai a... Sì, vabbè, certo, sei educata, tutto a posto. Ok, dicevo, gli ultimi episodi non hanno avuto granché. Cosa c'è scritto? Ma non metti il gabinetto per scherzo, adoro. Non hanno avuto grandi visualizzazioni, stiamo nuovamente calando con le visualizzazioni. Però raga, io continuo finché sinceramente ne avrò voglia. E anche se ogni tanto ci penso al futuro del canale, eccetera eccetera. Però vabbè, devo dire, vi dico la verità, io diciamo che gioco a The Sims principalmente quando registro, e il fatto di avere la cosa di dover registrare mi fa come posso dire, mi fa avere la cosa di dire ok, allora almeno c'ho quel momento per giocare a The Sims, perché ho l'obiettivo di dover registrare. Allora sì, ascolta attivamente anche se ragazzi studia sodo. Ma lei abbiamo fatto il sì l'avevamo fatto l'aspirazione. Allora, la nostra Daniela sta mangiando come al solito. Ma va al lavoro lei oggi? No, non va al lavoro. Quindi io in tutto questo, scusa. Girl. Ah no, non è nessuno. In tutto questo, raga, io ho modificato il nostro Raj, che è diventato anziano, amore mio. Carino. Sono troppo. Oddio, ma questo fa sempre le puzzette, comunque, posso dirlo. Ma perché? Ma lui va al lavoro oggi? No, neanche lui, adoro. Guarda Daniel come si diverte lì. Cucina pasto grandioso, vai. Cena a base di quel coso lì, tacchino al tofu, credo. Chiacchiera con Abai. Ma chi è? Anziano. Ora abbiamo gli anziani che ci vengono a trovare a casa. Raga, ma Daniel quanti giorni? Ah, 5 giorni ancora, non sta diventando anziana, meglio così. Bellini, bellini. Allora, il nostro Gabriel tra l'altro c'ha una lezione dietro l'altra. Abbiamo questa che stiamo facendo adesso e l'altra c'era alle 13:30. Io dopo questa lezione in realtà vorrei andare a scuola, cioè vorrei andare a Brightchester, vivere un po' la vita di Brightchester. Devo dire che questo... Raccoglilo. Gabriel ha consegnato i propri compiti con sicurezza e richiede... sta andando in nuova lezione, oddio, raga, forse qua troppo giovane per baciare, l'educazione aumenta. Mi sa che 4 corsi sono
un po' tantini, eh. Cioè, non ci permettono proprio di fare nulla oltre al, appunto, a questa cosa, però vabbè, chi se ne frega. Cioè, nel senso, alla fine, ci sta anche, no? Ma lei perché piange? Ah, in tutto questo abbiamo il gatto che si è scappato. Aspetta. Allora. No. Aspetta. Facciamo questo. Facciamo scrivi una lettera. Ogre. Scrivi una nota di esonero. No. Io volevo. Social network. Pubblicizza. Elimina. No. Carica un filmato. No. Volevo cercare impostazioni di sicurezza del computer. Carino. Università carriera. Unità familiare. Separati dall'unità familiare e trasferisciti. No, adotta, compra un ristorante, pubblica l'annuncio per la ricerca di coinquilini, attività di volontariato. Non abbiamo stanze, internet. Credo, internet, leggi necrologi. Madonna mia. Non so come si fa internet, ricerca, fare una ricerca sulle strategie, no. Cerca consigli per allenarsi? No, io non so come si fa il... come si dice? L'annuncio per ritrovare il gatto. Vorrei saperlo. Magari se voi lo sapete, per favore fatemelo. Scrivetemelo da qualche parte, vi prego. Bellino. Sì, vai a prendere da mangiare. Gabriel ha lavorato abbastanza, ma non troppo. Allora, sì, con lui voglio andare assolutamente no, non il calendario. Allora, innanzitutto, cambiati, abiti, cambia abito, mettiti questi. Anzi, no, dovresti cambiarti e metterti gli abiti invernali. Cambia abito, abiti invernali, poi metti nell'inventario, metti nell'inventario. Tra l'altro lui bellino e poi viaggia assolutamente da solo e andiamo a Brightchester a studiare un pochino perché ragazzi dobbiamo assolutamente aumentare questa cosa dell'aspirazione. Allora, perché vivere da casa, fare l'università da casa è carino, devo dire la verità, non è male perché va da solo questa sarebbe... Aree studentesche di Brightchester, credo sia questa parte, no? Che dobbiamo prendere, sì. Ok, viaggiamo qui. È molto carino studiare da casa, però effettivamente abbiamo poche interazioni proprio con la cosa scolastica, quindi dovremmo un attimo. Allora, andiamo a mangiare in mensa, dato che alle 13.30 abbiamo un'altra lezione. Oggi ne ha tre lezioni addirittura, un po' too much. Eh sì, però ricordiamoci che avremo poi un semestre con solo due corsi, quindi sarà molto divertente magari interagire solo con due corsi. Eccoci, allora siamo qui a Brightchester, quindi io sinceramente innanzitutto capiamo qual è la lezione che deve fare. Sarebbe queste e i compiti gli ha fatti. Presentazione per la sessione, presentazione... Ok, non so qual è, raga, li dovremmo fare tutti e due. Allora, io direi che magari fai i compiti di cronache e ricordi. Qual è quella di domani? Organizzazione di un romanzo. Intanto facciamo un po'. Anche se lui ha bisogno di divertirsi, raga. Cioè lui sta proprio, è molto triste e lui ha bisogno assolutamente di divertirsi. Poi andiamo a lezione da qui, sinceramente, e ci ritorniamo da qui. Chi è lui? Sarà un professore? Mirko Farina. Ok, a lezione tra un'ora. Dov'è? 50%. A che ora ce l'ha? Alle 15. No, oddio, 13.30, siamo ancora in tempo. Magari riusciamo a fare i compiti. 75%. Siamo in ritardo, raga, siamo in ritardo. Però io voglio finire i compiti con lui. Completato, vai, vai a fare i compiti. Vai subito a lezione. Madonna, raga, lui è tristissimo. Ma c'era un Alessia Colombo.
Oddio, cosa sta succedendo? Ok, lui è a lezione, molto bene. Poi ci torniamo, è lì. Dovremmo anche dormire. Madò, madò. Allora, vediamo un po' il da farsi. Allora, sicuramente ha frequentato il corso, molto bene. Sicuramente prenderei un fish and chips per mangiare. Per oggi la scuola elementare Landgrab è finita. Ci sono molti studenti a livello 8. Non c'era bisogno di prendere la bicicletta per venire fin qui. Proviamo anche la mensa, raga, che bellino. Guardate quanta gente c'è, bellissimo. Ok, ma c'è Vladislaus in me che lavora in mensa, vabbè, ma si può? Adoro. Alla mensa dei poveri, praticamente. Bellino. I servienti strani e dove trovarli? Ci darà da mangiare? Sì, prendi da mangiare. Non è che ci sia granché da fare. Comunque questi così dovrebbero essere migliorati, raga. Dovrebbero essere ristrutturati. E so che già qualcuno li ha ristrutturati in maniera fantastica. Chi è lei? Già Damaschio? No, ma lei invece, Angela Bartolini, potremmo fare una presentazione garbata. Anche se stiamo mangiando e forse non è proprio la cosa migliore da fare, però se ne sta andando la tipa. Vabbè, ascoltiamo la musica. Ah, ma c'è lei però che è nostra amica. Sta mangiando e sta anche divertendosi in realtà. Allora, sono qui anche per andare appunto a assistere alle conferenze degli ospiti, perché oggi è venerdì e si può fare solo da lunedì al venerdì. Essendo giovedì, io vorrei fare una conferenza degli ospiti, vediamo se la riusciamo a fare. Anche se assisti alle conferenze dell'ospite, esatto. Allora, aspettiamo l'orario. Sta solo divertendosi praticamente. Perché non può? Assisti. Beh? Ok. Sulla legge, risparmio del tempo, vai. No, perché ragazzi, se no non finiremo mai neanche questa aspirazione e sinceramente mi piacerebbe terminarla. Visto che ci troviamo. Ah, ok, è andato qua in realtà. Ah, ma aumenta il divertimento la conferenza. Mi piace questa cosa. Ma sì che mi piace, molto molto bene. Allora, lei sicuramente socializza con... Potremmo socializzare... Madonna, lui proprio la odia. Lo odia. Con Giorgia. Assolutamente. E lei, visto che ci troviamo, socializza con, invece, con Drew. Eh sì, dai, ci sta. Ok, lui sta facendo, la conferenza. Tra l'altro non può seguire subito dopo l'altra. Madonna, però, che posso dire che rottura? L'energia cala subito. Io volevo fare un po' di roba, però finché vado a scuola, finché vado ai corsi, finché vado a tutto, non c'ho più energia per niente. Torniamocene a casa, sai, è durata sta cosa. Madò. Ah, intanto deve andare anche in bagno. Vabbè, lo faremo andare a dormire, che dobbiamo fare? Cioè, è inutile. Vai. Pedala, pedala amico Fritz, pedala verso casa e andremo a dormire. Io devo fare comunque le, come si dice, le presentazioni, raga. Madonna, secondo me becco una grandissima trambata in questo semestre. Eccoci tornati a casa. Amo, vai in bagno e poi vai a dormire. Che ti devo dire? Cioè, fai solo quello nella vita. Tutto a posto. Allora, tu invece, tesoro, direi che puoi andare in bagno sicuramente. E poi potremmo invitare qualcuno a casa. Tipo Wendy. Invita nell'otto attuale, dato che sei triste. Oddio, sono già le... No, sono le 20:50, che si invitano i bambini alle 9 di sera. Vai, vai. Lei non ha grandi... dovrebbe fare i compiti, ecco. Bra. Fai i compiti, visto che ti trovi. Sono tutti tristi comunque. Ma che vai a dormire là? No, certo che no, devi venire a dormire qui. Il tuo letto... Questa dorme. No, che fa? Piange perché sono tutti tristi. Ma no, ma dai, peccato. Cosa fa? Anche... No, lui fa un pisolino.
Ma no, puoi anche dormire, amo, tutto a posto. Lei non sta bene, raga. Non stanno bene per la scomparsa di questo gatto, in realtà. Cioè, se proprio dobbiamo dirla. Allora, mettiamo qui perché, sinceramente, cioè, non è che possiamo cucinare tutte le volte. Allora, mangia chili vegetariano. Comunque le sue amiche. Ma perché lui non dorme? Lo spirito di Olive sta svanendo. Vabbè, ce lo faremo. Lo faremo svanire. Abbiamo ancora la sua tomba. Dormi. Perché non dorme? Vediamo se dorme. Ma tutto a posto. Ok, si è messo a dormire. Dicevo, le sue amiche. Dove stanno? Lisa è diventata anziana, anche Mary, ma credo anche Noemi a questo. No, no. Lei per fortuna ancora no, e anche Jasminder. Ormai ci sono delle. Madò, fanno sempre casino. Ma si può? No, blocca la porta, dobbiamo bussare. Bussa la porta. Stavamo parlando. Quella piange nel frattempo. Ah, stava andando Rage, raga, forse. Non so cosa sta succedendo. Infatti, facciamo uscire. Quelli hanno bisogno di dormire. Questi hanno bisogno di dormire e questi non me li fanno assolutamente dormire. Siamo sempre alle solite. Comunque, ci vediamo, diciamo, alla mattinata. Eccoci, ragazzi, tornati alla mattina seguente. Non so perché, ma Gabriel dorme sempre. Cioè, ha voglia di dormire nel letto della mamma, con la mamma. Non so perché, sarà il fatto forse che è morto Jerome, ma comunque lui dorme sempre, vuole dormire sempre in questo lettone. O forse la qualità del lettino che gli ho messo non gli piace, non è abbastanza, non lo so. Oddio, lei si sta facendo una bella vasca, un bel bagno. È tornato in tutto questo il nostro JD. Allora, magari lo salutiamo, che dite? Anzi, magari lo salutiamo con loro. Perché lui ha un sacco di roba da fare. Mangia. E poi ci dobbiamo assolutamente. Chiedi un parere. No. Non so che. Com'è? La presentazione possono essere nei giorni feriali dalle 8 alle 16:30. Rifinisci e organizza, vai. Le dobbiamo assolutamente presentare, cioè una oggi per forza e una assolutamente lunedì, perché sennò raga non va bene. La tesina non abbiamo fatto, c'è troppa roba, troppa. Ah, mentre mangia però può già fare qua. Ok. Molto bene, sì. Mentre mangia lavora alla presentazione, perlomeno. Ma lui può fare? No, non può fare niente. Che peccato. Oddio, com'è felice. Ok, asciuga. Riempi, no, svuota la ciotola. E poi riempi. Lei pure sta benissimo, molto bene. Adoro. Lui sta mangiando mentre fa la cosa. Vedete, qualità scarsa, qualità scarsa. Oh girl. Non va assolutamente bene. Tu amo. Vai al lavoro, vai. Sono giornate normali, per ora. Menti e miglioralo. Aumento del rendimento. Ah, in tutto questo Giorgio è andato a scuola, io non me ne sono neanche accorto. Qualità scarsa. Vabbè, ci dedicheremo alla qualità normale magari delle cose. Sì, Raj, non è il momento, su via. Vieni qua e magari, non lo so, spazzola, occupati un. Accarezza, abbraccia e loda. Dai. Comunque, raga, lo so, non me ne vogliate, lo so che. Normale, normale, ok. Tieni la presentazione finale? Potremmo? Magari facciamone. No, allora, questa la teniamo così. Ci sta. Andiamo a tenere la presentazione. Tanto lui oggi va a lezione alle 15, quindi possiamo
tenere assolutamente una presentazione. Raj si sta... che bellino. Si vede un po' del gas, si occupa un po' del gatto. Accarezza. Spazzola. È bellino il gatto, però devo dire la verità, io non sono fatto molto per gli animali. Facciamo anche una romanzina sul rovesciare i rifiuti. No, non sono fatto per gli animali, almeno che non ci parlo, cioè non decido che quella partita è proprio sugli animali. Ma gli animali veramente, come forse anche nella vita ovviamente normale, hanno bisogno davvero di tante tante cure, anche in The Sims 4, quindi mi risulta un po' difficile gestirli. Sono assolutamente... Dai un dolcetto. Sono assolutamente consapevole di questa cosa. Eh sì, raga. Lo dico molto tranquillamente. Dovremmo fare anche una tesina, raga. Madò. Però nel weekend ci possiamo dedicare effettivamente a tutto, perché non hai corsi, quindi ci possiamo dedicare a rifinire questo e anche a... Oddio, non ho fatto... Ma avevo fatto i compiti? Non mi ricordo. Fatti al 25%. Quelli per oggi? No, non li abbiamo fatti. Cos'è organizzazione di un romanzo? Proviamo a farli, anche se fai i compiti di... Dov'è? Questo qui. Fai i compiti subitissimo. Dov'è lui? È lì. Ah, pure casa. Fa schifo. Fa schifissimo. Albert Sky. Lo so. Lo so. No, io ora il mio obiettivo è laurearmi, raga, con lui. Assolutamente. E iniziare una nuova vita. Comunque, guardate lo schifo che sta in questa casa. Dai, dai, ce la puoi fare, tanto hai lezione, abbiamo detto alle 15, quindi ce la puoi fare, assolutamente. Con lei invece, quando torna, potremmo... perché? Ah, non me lo fa fare. Ammiratore pazzo, firma un autografo. Ha creato dei ritardi nel servizio della cena. No, peccato. Ma lui ha fatto? Beh... Ma che, sei ammalato? No, te prego. È troppo triste? Vai, organizzazione di un romanzo, ti prego. Non perder tempo! Assolutamente! La lezione inizierà fra un'ora, e l'abbiamo capito, ma io voglio fare i compiti. 50%, dai. Non so se, ragazzi, con che voti passeremo questo semestre, secondo me abbassiamo la media. Già abbiamo B meno. A me mi basterebbe laurearmi con B. Comunque, ragazzi, la propria compagna di scuola Sara. Assolutamente. Comunque, ragazzi, io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Vi invito ovviamente ad iscrivervi al canale, a mettere un mi piace. Dov'è Sara in tutto questo? Vabbè, parliamo col gatto, vai. Accarezza. E offri amicizia. Vi invito ad iscrivervi al canale, a commentare. Questi episodi saranno un po' così, ragazzi. Ci occuperemo dell'università. Eccola Sara. Occuperemo di un po' di cose, diciamo, di vita normale, perché a me The Sims piace per questo. E nulla, lo so, manca un po' il drama in questo periodo, in questa legacy. E forse anche questo che fa fare poche visualizzazioni. Però, raga, io sono un po' fatto così. Cioè, mi piace sì creare le storie, ma mi piace anche giocare normalmente. Io vi mando un bacio dal vostro Daniele Danzu e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!